Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Allora, quali erano questi? 1, 2. Ok, se mi dai delle buste poi sì. Grazie. L'idea è nata dall'attenzione all'ambiente e dalla mia passione per il cucito. Da queste, diciamo, due passioni, due attenzioni, poi è nato questo laboratorio, quindi l'abbiamo voluto chiamare Laborabilia, pensando a qualcosa di anche di meraviglioso e per invece abbattere qualsiasi tipo di confini. Laborabilia è un laboratorio di cucito creativo che è nato da 3 anni. Si occupa di riciclo creativo. Noi utilizziamo prevalentemente materiale di riuso. È un laboratorio che coinvolge un gruppo eterogeneo di persone. Siamo nati con un progetto che coinvolgeva prevalentemente ragazzi con disabilità intellettive, ma poi se il laboratorio è diventato un po' più eterogeneo. Gli oggetti che realizziamo sono appunto delle borse, abbiamo fatto anche dei grembiuli, delle pochette, delle camicie, e poi facciamo anche degli oggetti in base alle iniziative del periodo, con l'intento di stimolare anche la creatività delle persone. Il cucito può servire tanto anche a riciclo, quindi perché no, magari se uno vuole farsi una camicetta può utilizzare anche delle camicie che non usa più. La nostra idea è quella di far crescere un laboratorio che coinvolga anime diverse, sensibilità diverse. Un progetto gestito da una cooperativa che si chiama Eta Beta. La cooperativa Eta Beta è una cooperativa sociale che è nata come cooperativa sociale di tipo B. Ci occupiamo di progetti che coinvolgono appunto iniziative legate anche al mondo del carcere. Un progetto per esempio è una redazione metà all'interno del carcere di Torino, Le Vallette, metà appunto fuori in questa cooperativa. Da questo progetto è nata anche una rivista che si chiama Lettera 21. Lavoriamo con la disabilità, ci occupiamo di progetti anche di integrazione, e Tabeta cura anche altri siti web legati per esempio all'ambiente, un portale dedicato all'ambiente che si chiama Effetto Terra, e poi un sito per raccontare un po' le iniziative di arte, soprattutto pensando al territorio torinese. Parliamo di sociale in tante sfaccettature, ecco. I prodotti di Laborabilia si trovano. Poi c'è una vetrina gestita dal comune qui a Torino che si chiama Ingegno, che vende, espone manufatti di diversi laboratori del territorio torinese. Sono nate delle collaborazioni con delle aziende che ci hanno dato la possibilità o di esporre i nostri manufatti, oppure hanno acquistato degli oggetti che poi hanno regalato ai loro clienti, oppure alcune aziende ci hanno dato la possibilità di utilizzare i loro macchinari e i loro materiali per creare degli oggetti. E poi appunto quando ci sono delle iniziative il laboratorio è aperto e quindi le persone possono passare. In questo momento sono 5 le persone all'interno del laboratorio, però da quando è nato il progetto sono state coinvolte almeno una 30 di persone. A volte è capitato magari di utilizzare anche questo laboratorio per seguire in sinergia con i servizi sociali magari alcune persone. Lavorare cucendo
ci ha fatto capire, per esempio, che un ragazzo aveva bisogno di mettere gli occhiali. Anche il cucito può aiutare, può dare degli strumenti per dire questa persona ha bisogno di qualcos'altro, e lavorare con i servizi sociali a volte aiuta anche per segnalare magari delle difficoltà. L'Italia che cambia per me sono le persone che hanno voglia di guardare oltre gli schemi, oltre al televisore, guardare le persone, insomma, questo, essere un po' più umani, ecco.